Right here in the suspension lab. Come on in. Coming. Ciao. Welcome everybody to 20. Entrati nel suspension lab ci accoglie Mike McAndrews, ma chiamatelo Mick, il capo del reparto sospensioni di Specialized. Mick è nel settore bici da circa 30 anni e prima di Specialized lavorava in Fox. È stato messo qui proprio da Mike Senior, che voleva fortemente un piccolo nucleo di persone molto esperte e capaci di guidare lo sviluppo delle sospensioni Specialized. Quindi quello che fanno qui è disegnare e sviluppare idee, come ad esempio il sistema Brain, che è stato appena aggiornato sulla forcella della Epic HT. C'è anche tutta la parte che riguarda l'RX Tune, che equipaggia gli ammortizzatori delle mountain bike e delle e-mountain bike di casa Specialized. L'RX Tune consiste nel calibrare in modo corretto la parte idraulica e la parte pneumatica dell'ammortizzatore alla cinematica della sospensione di uno specifico modello Specialized. E questo è possibile solo se sia chiaro l'uso che di quella mountain bike debba essere fatto sui sentieri e soprattutto il tipo di feeling che deve dare a chi sta in sella. Questo gruppo di persone quindi si assicura che la cinematica della sospensione posteriore e l'ammortizzatore lavorino in modo corretto e poi ai vari RockShox, Fox e Ohlins richiede una specifica calibrazione dell'idraulica. Parliamo di ammortizzatori, ma anche la forcella e il bilanciamento dell'idraulica fra forcella e ammortizzatore incide molto sul risultato finale, aspetto che il Suspension Lab tiene in considerazione. L'RX Tune quindi viene realizzato qui e poi richiesto ai vari produttori di sospensioni su forcelle e ammortizzatori che andranno ad equipaggiare le mountain bike Specialized. Entriamo più nel dettaglio con Chance, un collega di Mick, che si occupa del tuning degli ammortizzatori e ci spiega il modo in cui lavora. Prima di tutto c'è l'acquisizione dei dati, sul quale c'è un team di persone dedicato. Su forcella e ammortizzatore si misurano quanto travel viene utilizzato, la velocità di affondamento e altri parametri ancora. Questa misurazione poi va confrontata anche con le sensazioni di chi sta in sella per avere un responso più realistico. Chance ci mostra un macchinario che serve a valutare come l'ammortizzatore reagisce a differenti velocità di affondamento. In questo modo si riesce a capire bene il funzionamento dell'idraulica dell'ammortizzatore. Attivato lo stantuffo che fa lavorare solo la parte idraulica, si riesce a simulare varie situazioni come la pedalata in salita, il braking bumps, impatti singoli molto intensi, impatti intensi molto ravvicinati e altre situazioni comuni sui sentieri. Chance poi ci fa vedere il grafico risultante da questo primo test. La curva che sale mostra la velocità della compressione, mentre quella che scende la velocità di rebound. Prova poi a fare una modifica alle regolazioni dell'ammortizzatore. You had some low speed compression? Chiedo se ha fatto modifiche alle basse velocità di compressione, ma Chance mi conferma di aver torcato solo il registro delle alte. La velocità di rebound è rimasta la stessa. A questo punto ripete il test con le medesime modalità del precedente e ci fa vedere cosa è cambiato poi sul grafico. Per spiegare in modo chiaro cosa mostra il grafico, Chance ci fa notare la distanza che c'è fra le due curve che salgono, entrambe relative alla compressione. Questo significa che il Float X2 ha delle regolazioni in compressioni efficaci ed avvertibili e proprio lo spazio fra le due curve ce lo conferma. A questo punto, se volessimo intervenire in modo più preciso fra le due curve, dobbiamo agire sullo shim stack, cioè sulla serie di lamelle che caratterizzano la parte idraulica dell'ammortizzatore. La quantità, il loro diametro, il loro spessore e la loro sequenza influiscono sulla velocità con la quale l'ammortizzatore si comprime e si estende, cioè sulla velocità di compressione e di ritorno. Quindi, il macchinario con lo stantuffo di prima, l'acquisizione dei dati sul sentiero e il feedback dei tester concorrono a definire l'RX Tune per ogni singolo ammortizzatore. Senza dimenticare che uno stesso modello di bici, ad esempio la Enduro, può essere equipaggiato con diversi ammortizzatori a seconda del tipo di allestimento, S-Works, Expert, Comp e via dicendo. Quindi, una volta deciso qual è il comportamento che si vuole avere dall'ammortizzatore su uno specifico modello, occorre assicurarsi che tutti i vari allestimenti dell'enduro abbiano ammortizzatori con quel tipo di RX Tune.
The other thing I'd like to point out on this, the Chance had a shock absorber in the dyno. Torna a parlare il capo del Suspension Lab. Mike McAndrews ci porta a considerare un altro aspetto della sospensione posteriore. Chance infatti ci ha parlato del damping, cioè dell'idraulica, ma ci sono anche la parte elastica, che spesso è affidata all'aria, il rapporto di leveraggio e il wheel path, cioè il percorso che segue il mozzo posteriore mentre la sospensione si comprime. Questo consente di prevedere il comportamento della sospensione in azione e stabilire a priori come deve comportarsi, considerando poi anche il funzionamento della forcella, perché, dice Mick, forcella e ammortizzatore devono lavorare in fase. La parola passa a Brian, un altro ingegnere del Suspension Lab, che in passato ha lavorato per RockShox e Fox. Brian si è occupato della forcella della nuova Specialized Epic Hardtail, sulla quale c'è un sistema definito Position Sensitive. Che cosa significa? Questo sistema permette alla forcella di usare sempre la quantità corretta di travel, evitando quindi che in salita ci si ritrovi con una forcella troppo estesa o in discesa con una forcella troppo compressa. E questo permette alla forcella di migliorare la trazione della ruota anteriore e di conseguenza anche il piacere e il feeling con la guida. Ma c'è dell'altro. Quando ci si alza sui pedali in salita, si riesce a combinare il comportamento di una forcella libera di funzionare con quello di una forcella bloccata, o quasi, perché comunque ci sono quei 10-15 mm di sag che consentono alla forcella di attutire le micro sollecitazioni tipiche dello sterrato. Vediamo il brain in azione. Basta una sollecitazione per attivarlo, dopodiché la forcella rimane libera di funzionare. Progressivamente torna a chiudersi, come potete vedere dalla cartuccia che ha in mano Brian. L'ultima versione del brain, infatti, ci spiega il tecnico, è molto efficace anche quando la ruota anteriore si trova su radici o terreni scivolosi. In quelle fasi serve di avere la massima rapidità di risposta dalla forcella per avere il costante contatto fra la ruota e il terreno. E nel Suspension Lab hanno lavorato proprio in questa direzione, affinando il loro sistema Position Sensitive. Ed ecco la parte idraulica della forcella nella quale spicca, sull'estremità superiore, il brain fade. Si tratta di un registro tramite il quale si regola la sensibilità del brain stesso. Ad esempio, se ci troviamo su terreni molto sconnessi, la si può impostare su soft per avere una maggiore capacità di galleggiamento e un migliore controllo della ruota anteriore. Ha un circuito idraulico che interessa anche la velocità di ritorno. So Brian, this is the brass mass? Yeah, so this is the inertia valve here. Chiedo a Brian se quella che gli ho indicato è la brass mass, ossia quell'elemento di ottone che di fatto rappresenta la valvola inerziale del brain. E Mike McAndrews sullo sfondo precisa che è ancora di ottone ma con un rivestimento superficiale migliore che permette a questo elemento di ottone di muoversi su e giù con maggiore fluidità. E di questa ce ne si accorge quando la ruota anteriore riceve una sollecitazione dal terreno. Ora infatti l'attivazione del brain è più fluida che in passato e la forcella ha un comportamento più prevedibile e soprattutto meglio calibrato con un'eventuale sospensione posteriore. Quando la forcella si comprime infatti e il brain non riceve più sollecitazioni dalla ruota anteriore, la forcella continua a funzionare ancora per un po' per dare modo alla sospensione posteriore di lavorare al meglio e quindi non scompensare l'assetto a chi si trova in sella. Bene, si conclude qui la visita nel Suspension Lab. Salutiamo Mick, Chase, Brian per le spiegazioni e ci dirigiamo verso il Machining Shop. Ne parliamo nella prossima puntata.